Gentili signore e signori, l'informazione di Canal Furlan anche oggi è con voi. Notizie, servizi e approfondimenti dal Friuli. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Udine a chiarire le cause della morte di Luisella Ferrante, 49 anni udinese, trovata senza vita nel suo appartamento nel tardo pomeriggio di sabato. Erano state alcune amiche della donna, preoccupate nel non riuscire a mettersi in contatto con lei da qualche giorno, a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Udine. Si stanno concentrando su alcuni camionisti lituani, sospetti degli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Kęstutis Valentinavičius, 44 anni, scomparso il 1 giugno 2013 da una piazzola di sosta di Arnorstein e ritrovato mummificato in una galleria ferroviaria di Tarvisio, a poca distanza dal confine, il 31 ottobre. Gli inquirenti sono tornati dalla missione in Lituania con una pista da seguire. L'ipotesi più accreditata è quella di una lite tra camionisti finita nel sangue. Palmanova è la prima città del Friuli Venezia Giulia nella classifica dei borghi più felici d'Italia e conquista il 45esimo posto a livello nazionale nell'indagine pubblicata dal Sole 24 Ore condotta tra gli 8.100 comuni d'Italia. A indicare Palmanova tra le città italiane con più di 5.000 abitanti in cui si vive bene sono 16 indicatori legati alla qualità della vita che misurano il benessere complessivo. A causa dei danni provocati dal maltempo al comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia, sarà attivato anche quest'anno il fondo di rotazione per l'agricoltura per coprire le spese correnti aziendali con prestiti a breve e medio termine a tasso zero. Lo ha riferito il vicepresidente della regione e assessore alle risorse agricole Sergio Bolzonello nel corso del vertice in regione in cui è stato fatto il punto sui danni del maltempo. È partito il volantinaggio da parte del centrodestra del Consiglio Comunale contro la realizzazione di nuovi megastore in Viale Palmanova. Quest'oggi state coprendo un po' tutte le aree della città. Per quale motivo siete così fortemente contrari? In questo momento di crisi, in questo momento anche di debolezza direi della città da questo punto di vista, insistere su queste costruzioni non ha senso, soprattutto per il commercio locale e per le attività che vanno a impattare con queste due nuove realtà che vorrebbero fare in Viale Palmanova. Su tutta la zona di Udine Sud, quindi con il commercio e le piccole aziende che in questo momento stanno chiudendo dove ce ne sono già poche e questo impatto avrebbe con i centri commerciali devasterebbe ulteriormente questo tessuto e quindi proponiamo attraverso un volantinaggio una lettura un po' più intelligente di come vorremmo la città e anche quella zona lì che in questo momento invece avrebbe necessità di altri tipi di interventi, non questi tipi di interventi. I lavori sono già partiti, cosa comportano per il territorio? Portano ovviamente un beneficio magari immediato per le casse del comune per tutti gli oneri che ne derivano da questo punto di vista, ma non vengono rilasciati attraverso la realtà locale, quindi attraverso quei soldi lì non vengono reinvestiti in piste ciclabili, in sicurezza, in pulizia, cosa che tutti invece i cittadini in questo momento stanno chiedendo e credendo in quella zona lì. Un altro problema che avete segnalato è quello del centro storico dove chiudono altre attività. Dove chiudono attività, dove anche tantissimi bar che c'erano e come ce ne sono tanti, però alcuni stanno chiudendo ovviamente perché c'è questa crisi e dove c'è anche un impoverimento proprio delle famiglie, non c'è più gente che vive il centro se non sporadicamente e si costruisce il posteggio di Piazza Primo Maggio, forse solo ad uso esclusivo per Friuli Doc a questo punto, non tanto per il beneficio tutti i giorni, 365 giorni della città invece. Voi avete denunciato l'abbandono delle periferie. Questo è un esempio concreto, non viene coinvolta la cittadinanza locale. Noi invece partiamo proprio da quello, vogliamo riprendere assemblee locali per dire quali sono le esigenze vostre, perché sembra che il centro si svuoti e le periferie abbandonate. Il peggior mix in assoluto da questo punto di vista. Si deve parlare con la gente che vive il territorio, quella poca purtroppo che è rimasta. Partita da Palmanova un paio di anni fa, approdata a New York, dove stai raggiungendo un discreto successo, anzi sempre di più perché sei arrivata a lavorare nei video di Alicia Keys. Eh sì, è stato uno degli ultimi successi, diciamo così, i primi step che sto riuscendo ad ottenere in questa città che è Los Angeles adesso. Sono 5 mesi che mi sono trasferita lì, da New York sono invece 5 anni.
E niente, ho avuto l'opportunità attraverso un'audizione di fare parte del cast dell'ultimo video che ha fatto con Pharrell Williams per Spider-Man, The Amazing Spider-Man, che è uscito al cinema da poco. Contentissima di essere riuscita a parlare con lei, a lavorare nel suo ultimo, questo suo ultimo video, molto bello tra l'altro. Sei partita dall'Italia dove hai studiato danza e poi ti sei spostata negli Stati Uniti. Perché non rimanere in patria? Cosa mancava? Offriamo molto come paese, però per quanto riguarda le opportunità c'è sempre molto di più all'estero, almeno fino adesso. Quando ho finito l'Accademia a Milano, ho avuto l'opportunità di vedere questa compagnia chiamata Alvin Ailey che si stava esibendo a Milano all'Arcimbolli, e mi sono subito innamorata e ho cercato con tutte le mie risorse di trovare una scuola che potesse darmi lo stesso tipo di tecnica. Ovviamente qua in Italia non c'era, e ho trovato la loro scuola a New York e ho deciso subito di trasferirmi, perché mi poteva dare il giusto trampolino di lancio per una carriera professionale nella danza. Ci sono altri friulani come te all'estero, e cosa si conosce del Friuli Venezia Giulia? Sì, ce ne sono molti che conosco io. C'è questa ragazza che si chiama Cristina Piemonte, che è qui, è di Udine anche lei, e ha fatto più o meno lo stesso percorso qualche anno prima di me, e non è tornata neanche lei, siamo ancora lì. Altre persone sicuramente ce ne sono, magari in altri ambiti, in altri campi. L'America in generale dà molte opportunità se hai voglia di fare, se comunque non ti scoraggi, perché ci sono ovviamente molti alti e bassi, come dappertutto. Però sì, se hai la voglia, se hai la passione, se comunque ci credi, piano piano, un passo alla volta ce la fai. L'associazione Auxilia è presente in diverse manifestazioni, che siano musicali, teatrali, di cultura, per dire alla gente, insomma, che ci siete e che abbiamo bisogno di tutti noi per fare quello che avete così iniziato a fare da diverso tempo, no Massimiliano? Auxilia si occupa di fare attività sociali in tutto il mondo e di fare attività umanitarie nei paesi in via di sviluppo. In questo caso noi stiamo cercando di trasmettere un messaggio, quello del dramma dei bambini soldato, di cui noi ci occupiamo da tantissimo tempo in Asia, in India e in Sri Lanka. Abbiamo costruito dei centri molto importanti per il recupero dei bambini soldato e delle loro mamme. E siamo convinti che la musica e l'arte sia il veicolo per trasmettere questi messaggi sociali. Per questo siamo presenti in tutti questi eventi, abbiamo la possibilità, grazie a Cristina Imparato oggi e grazie a tanti altri artisti, di poter riuscire a trasmettere questo messaggio. È un messaggio importante, perché i giovani ascoltano la musica, percepiscono la musica, e grazie a questo possono capire che ci sono tante altre persone più sfortunate, tanti altri giovani, ragazzi più sfortunati in altri paesi del mondo, che non hanno neanche la possibilità di vivere una vita degna di essere vissuta. Solidarietà dunque a tutto tondo, con oggetti che voi date anche con offerte, no? Mi pare in queste occasioni. Noi abbiamo dei gadget che vengono dati tramite offerta libera, e in questo caso abbiamo le sciarpe. Auxilia ha come simbolo la sciarpa dell'amore, che è una sciarpa fatta con un nodo particolare. Bene, queste sciarpe vengono fatte dalle donne nei paesi in via di sviluppo che noi aiutiamo, e i soldi che raccogliamo tornano a loro stesse come un'attività di microcredito. In questo caso, in questo momento, ci sono le sciarpe fatte dalle mamme dei bambini soldato, che possono in questa maniera così ricevere un reddito per riuscire a creare nella loro famiglia una prospettiva di vita diversa dalla guerra e da quello che loro hanno sempre vissuto. Per Lignano, come per le altre località turistiche della nostra regione, non è stata un'annata, turisticamente parlando, appunto favolosa, anzi presenze un 20-30% in meno. Lignano dopo Ferragosto fa i conti su una stagione un po' più lunga, fino a settembre allora, vice sindaco. Infatti per quello abbiamo previsto diverse manifestazioni sportive. Ormai settembre è diventato per noi il mese dello sport, con 4 domeniche e con 4 eventi. Il bilancio della stagione si fa comunque alla fine, per cui lo faremo a ottobre, novembre inoltrato. Adesso veramente anche i dati che sono stati letti sono parziali e difficilmente confrontabili, perché abbiamo avuto un grande giugno,
non dimentichiamo che le feste austriache che incidono comunque all'inizio stagione servono comunque a piazzare, stabilire, soprattutto per certe attività, un po' il plateau che serve a garantire il resto dell'operatività. L'anno scorso erano maggio, quest'anno erano giugno, per cui già confrontando quei dati c'è un po' di incoerenza. Luglio, lo sappiamo tutti, è venuto a mancare da un punto di vista soprattutto meteorologico. Chiaramente il meteo non serve a coprire tutte le lacune che abbiamo, però forse noi friulani siamo un po' troppo abituati a guardare l'erba del vicino e a piangersi addosso, perché se qualcuno guarda i dati della Emilia Romagna, che dovrebbe essere il faro turistico delle spiagge, giusto per omologazione e un confronto abbastanza pari, sono almeno un 30% anche loro, eppure sono più a sud, sono meglio organizzati, sono meglio strutturati, hanno un entroterra che noi non abbiamo. Noi abbiamo dei servizi che altri non hanno. Lo stesso collega mio di Bibione, lo cito, Gianni Carel, vice sindaco di San Michele, ha detto non capisco come mai vi piangete tanto, perché noi è vero che adesso facciamo più numeri di voi, però in proporzione perdiamo più di voi, è tutto relativizzato, avete dei servizi che noi non abbiamo. Forse a noi manca un po' di unità a livello locale, ecco, come gestione, insomma, però insomma c'è l'occasione di toccare, diciamo, i punti bassi servono solo per ricrescere. Succede qui dentro, andiamo a scoprire il primo locale, Tarabane. Allora, Tarabane cosa ci racconta? Tarabane racconta il cuoco. Perché il cuoco cosa racconta? Tarabane è qua, presenta la festa e propone due piatti. Il piatto di primo sono i gnocchetti al capriolo e il secondo è la pezzata rossa in carpione, che è una fettina di pezzata rossa impanata e marinata con cipolla e carote. Possiamo dire che la pezzata rossa è meglio come la presenta lei, no? Direi di sì. Piuttosto che farla, diciamo, alla fiorentina, no? No, è meglio alla friulana. Certo, che è più buona ed è genuina. Certo, c'è la cipolla che fa bene. E di dolce abbiamo invece il tiramisù alle fragole e ananas, che è un classico e va sempre, piace. Ecco, Tarabane cosa propone poi durante l'anno? Durante l'anno specialità pizze soprattutto, e un'alternativa di cucina, ma soprattutto pizze in tutte le versioni, con tutte le salse. Dovreste chiedere ai nostri telespettatori, hai fatto un blitz. Un blitz in Tarabane, in piazza Revignano. E noi verremo ad assaggiare. Grazie. Perfetto. E buona continuazione. Grazie a lei, buon lavoro. Allora, la chef Mischia, cosa sta facendo di buono? Io? Sì. Sto scaldando. Cosa presenta? Allora, abbiamo una zuppa di cereali, verdure e crostacei e molluschi. E poi ho una cremina di patate con le sardine e la pappa di pomodoro. Di quelle giuste, insomma. Sì, precise. Allora possiamo dire viva la pappa col pomodoro. Esatto. Allora ricordiamo il suo locale. Ferrarut. Ferrarut, che ha aperto tutto l'anno. Sì, senz'altro. Chiuso mercoledì. Certo. E niente. Dove si mangia e si beve bene. Senz'altro. Dove la si mangia bene e di tutto. Anche la cortesia e di chiaro. Esatto. Bellissimo. Ecco, dunque si può venire a Tiatau, Spazzecche Cadiguatris, insomma si sposa in un certo senso la cucina, che è intesa come fa di mangiare, no? Come parente, ma di chi ha? Nel territorio e tutti il zecche al poiesi d'avor, prodotti sani, buoni e scelti. Tipicamente friulani? Tipicamente friulani, comunque rintracciabili, comunque sì, lavoriamo molto con i prodotti del nostro territorio. Sì. Cosiddetto chilometro zero. Esatto. Va tanto di moda, ma soprattutto in Friuli si sposa bene. Esatto. Bene. Grazie. Qua
È arrivata la padrona di casa. No. Cos'è questo? Principessa di Aris, cosa dici? Dai. Bene, finalmente possiamo fare. Devo arrivare io perché arrivasse il sole. Perché non sei venuto negli altri giorni? Faremo una segnalazione. A parte gli scherzi, è andata bene. Momento. Beh, noi abbastanza bene, le fettuccine tirano sempre. Diciamo che non possiamo assolutamente toglierne. Questa sera anche bene, anzi mi sono fermata adesso un pochino per vedere la gente ha fame e finalmente felice di uscire un attimo perché questo Ferragosto non è stato dei migliori. Senti, cosa propone il tuo locale? E qui il Principato di Aris è presente con il suo classico fettuccine con l'anatra, con il masurin, dei semplicissimi calamari fritti buoni con un paio di salse e poi c'è una sfogliata al mascarpone con delle fragole, buona, bella calorica. Di quelle giuste al momento giusto. Esatto, speriamo che la gente apprezzi. Senti, mi dicono rush finale. Che senso, questa sera rush finale? Sì, ma no, ma mi dicono rush finale, voce di corridoio. Cosa vuol dire rush finale? Nel senso che comunque posso venirti a trovare, no? Tutto l'anno. Madonna, tutto l'anno ci mancherebbe altro, no? E siamo al Principato, chiusi il martedì sera e il sabato a pranzo se non abbiamo feste. Masurin e l'ekel particolare. Sì, mi avevano detto di fare qualcosa di tipico della zona e noi più del masurin, no? Con i nostri orti, i nostri giardini, volentierissimo. Buon appetito a tutti allora, no? Perfetto. Grazie. Siamo spostati in un luogo sacro, la signora ormai la conosciamo, lei è specializzata a tech guys. Sì, sì. Stanno bene, la serata? Benissimo, mi pare, si guida qua. Sì, sì, vedo. No, sì. Ma che siete una roba, se ci presenti un signore? A dove si imbricchia, si imbricchia. I guys particolari, perché i guys sono fastball. Sì, sì. Guys, guys e basta. Ecco il preso diretta. I guys di chi? Lo strano. È Crow? Di chi? Che sono i boys. I boys, sì. Ma sono tascorso o senza scorso? Come sono senza scorso? Ma anche a voi darei tascorso. Sì. Io uso il metodo tradizionale. Sì, sì. Le vecchie ricette. I danone, come si dice. Eh sì. I danone che sono che usi per far bene mangiare. Esatto. Che chi ha le ricette di... è tutto mi dici? Che hai lo stesso sapore, allora perciò sono in linea, questa famiglia di Tambin, tienimi via, come? La pulente che io uso? Un po' manco. Lei è OGM, che cazzo? No. Ma no, Fidenato è un mio telespettatore affezionato. Che hai mangiato OGM? Non mi piace. Alle bo? Ma a dire che non fa alle bo? Sì. Non sai? No, no, lì non è diverso. Io lì non ho capito. Non sai, però sono tradizionalista. Alle mie ore. Le ci avete provato in Italia? Sono d'accordo, però bisogna resiudis. Comunque, che conta che sono i cais miosi dal territorio? Oh, non sta a farmi dire robis che non posso dire. Io le pensi così, però non sta a farmi dire robis. Sì, sì. L'importante è essere zaio, io le provare, se sono boys. Mi spero che tu mangi senza chi sta. Dopo sì. Ecco. Ma no, ma di finire l'intervista. Va bene. La lasciamo alla sua opera. Va bene, grazie, sì. Buon lavoro. A dopo allora, fai cais. Gaucho argentino, qua si mangia, immagino, carne. Sì, sì. Carne quella giusta. Sì, certo, quella originale. Specialità particolare. Sì, esattamente, le empanadas che sono tipiche dell'Argentina, sono dei panzerotti con ripieni di carne, olive, una salsa. Voi siete un po' degli abitué, no, di Guadalcastello? Sì. Già qualche anno che partecipiamo. Insomma, la gente risponde bene. Sì, piace. Nessuno si lamenta. No, abbiamo anche il ristorante, questo è un buon veicolo di pubblicità. Non resta che dire, venite ad assaggiare. Esattamente, venite tutti ad assaggiare. Si mangia, si beve bene. Anche. Meglio di così? Non dico niente. Buon lavoro. Altrettanto, grazie. Signor Sindaco, allora, al di là del maltempo, per fortuna l'ultima serata ha dato la possibilità di gustare a 360 gradi questa manifestazione. Beh sì, abbiamo avuto le prime giornate rovinate da questo stranissimo clima, un Ferragosto molto freddo, questo del 2014. Stasera finalmente il tempo ha dato un po' di tregua e quindi la piazza si è riempita e la gente è corsa qui a
Rivignano, da tanti paesi del Friuli e da fuori regione, ha avuto l'occasione di gustare i piatti preparati dai ristoranti del comune di Rivignano Teoro. Possiamo dire che è una bellissima skyline quella che si presenta questa sera. Sì, certo, anche perché appunto Rivignano Teoro è il comune della regione Friuli Venezia Giulia che vanta il maggior numero di ristoranti recensiti nelle migliori guide gastronomiche, quindi è un territorio molto bello, bagnato dal fiume Stella, ma dove un'altra delle caratteristiche è quella della buona alimentazione, quindi insomma si può venire a Rivignano Teor per tante ragioni, anche per mangiare bene, e stasera questa è la vetrina dei ristoranti del territorio. Ecco, ricordiamo chilometro zero. Sì, chilometro zero, nel senso che molti dei piatti che sono proposti qui stasera dai ristoranti del territorio sono prodotti appunto che sono prodotti del fiume Stella e quindi i prodotti del territorio. Ecco, allora cosa dire ancora? Aggiungere che Rivignano non si ferma qui, anzi raddoppia. Raddoppia perché la fusione col vicino comune di Teor ha permesso di avere maggiori ristoranti in piazza qui stasera e una vetrina di manifestazioni che inizia ai primi di giugno a Flambruzzo con la sagra degli Emoli e si conclude poi a settembre, quindi ogni fine settimana c'è una sagra, finisce qui in piazza Rivignano oggi il 15 agosto, già domani 16 a Campomolle per il Pardon di San Rocco, quindi davvero un'estate ricca di manifestazioni praticamente ogni sera nel comune di Rivignano Teoro. Presidente, allora è una grande serata finalmente. Finalmente sì, una su quattro, purtroppo quest'anno il tempo non è stato per niente clemente con noi, ci ha rovinato tre serate. Stasera chiudiamo col botto, finalmente dovevano essere tutte le quattro serate così, con la piazza piena, tavolini stracolmi, gente in piedi che aspetta per mangiare. Stasera bene, sono contento, mi dispiace per gli altri giorni però. Sarà meglio il prossimo anno. Sì, che al tempo non si comanda. Purtroppo il tempo non si comanda, meno male che a qualcuno non si comanda. Però che conta che Rivignaga respindù. Come, scusa? Che conta che Rivignaga respindù. Sì, 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 Rivignano ha risposto molto bene. Da di qua lo eravamo tranquilli perché con i nostri ristoranti in piazza che fanno la gara per fare uno meglio dell'altro, con i prezzi molto, molto modesti che teniamo proprio per avere la gente in piazza. Io penso che questa formula è una formula per me e anche per le opinioni che sento in giro molto azzeccata e avrà un futuro, penso sempre, ogni anno migliore. Senti, cosa avete in pentola in questo momento? Ma adesso guarda, domani si sbaracca, dopodiché ci prendiamo non tanti, un 8-10 giorni e mettiamo in piedi i santi di Rivignano, perché poi ripartiamo con i santi, che non sono lontani, non sono lontani. Hai visto la temperatura? La temperatura purtroppo è già da santi, però dai, sarà meglio i santi, a novembre sarà meglio. Va bene? Che dire, restate a Rivignano. Restate a Rivignano, si mangia, si beve. Abbiamo fatto lo slogan, no, l'altra volta. Venire a Rivignano vuol dire mangiare bene, mangiare bene, mangiare bene, mangiare sano. A Rivignano, bravo. Anche dall'Alto Adige. Dall'Alto Adige, da Bressanone. Ma senti, sei Sud Tirol o importante? Prego. Sei Sud Tirol o importante? Alto Adige e Sud Tirol. Senti, cosa vuol dire uno del Sud Tirol arrivare in Friuli? Beh, è trovarsi tra fratelli perché ci si trova molto bene. È bella questa sagra? È bella, bella, bellissima. Io vengo da anni qua a Rivignano e mi trovo sempre molto bene. Allora, visto che ci guardano anche su YouTube, noi siamo Canal Furlan, però ci guardano su YouTube, fai un saluto ai nostri amici in tedesco o in ladino. Also, liebe Freunde, liebe Grüße. Bene, Auge Thaler. Prego. Eddie Fabris, dal 10 settembre grandi novità per quanto riguarda 3000 Sport. Sì, 3000 Sport non uscirà più in cartaceo, ma esclusivamente in versione web, un magazine quindicinale nel contesto del nostro sito www.3000sport.com.
un magazine al quale i lettori avranno accesso gratuito. La scelta aziendale è stata determinata da varie componenti, in primis l'eccessivo aumento del costo della carta e della distribuzione che per noi che siamo indipendenti, svincolati da ogni gruppo editoriale o politico aziendale è diventato eccessivo. Abbiamo fatto il conto con le 40-50 mila visite mensili che abbiamo sul sito e quindi abbiamo ragionato che il nostro web può essere di grande interesse per i lettori. Possiamo dire insomma un giornale che sarà quotidiano e poi quindicinale lo stesso, perché ogni 15 giorni sarà l'approfondimento o magazine, come lo vogliamo chiamare. Sul sito i lettori troveranno le notizie quotidiane, le notizie flash, le anticipazioni, mentre sul magazine troveranno posto anche rubriche fisse che i lettori hanno dimostrato di gradire in versione cartacea, quale la Marcord, ad esempio, la versione storica di molti avvenimenti del passato, e le belle dello sport, le sportive, le miss, le modelle che appariranno in versione quotidiana, ma anche, chiamiamola così, intrigante. E quindi pensiamo che anche questo giochi a favore della nostra scelta. Insomma, possiamo dire 3000 Sport non lascia, anzi raddoppia. Ma possiamo pure dire così, visto che il web oggi è diventato una componente fondamentale, forse più della carta stampata. Ad essere penalizzati forse saranno i lettori tradizionali, ma una larga fascia di nostri lettori ci consulta, appunto come dimostrato dalle visite quotidiane che abbiamo, e quindi contiamo di far bene come abbiamo fatto con il cartaceo. Previsioni del tempo per mercoledì 20 agosto. Cielo da variabile su pianura e costa, nuvoloso sui monti, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Saranno probabili dei rovesci e qualche temporale, specie ad est, sparsi in giornata, più diffusi alla sera. Non si esclude che qualche temporale possa essere forte. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione. Un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia, Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto. Alla prossima.